inizia una nuova avventura, Maravinarte, nel pieno del centro storico crotonese. Sì, abbiamo pensato di investire in questo posto perché è un posto secondo me spettacolare, unico, anche per le sue dimensioni, per come è proiettato qui nel centro storico. E questa è una nuova scommessa per noi perché entriamo poi in un campo che non è nostro, che è la ristorazione. Io ho sempre detto una cosa, e lo dico da tanti anni, questa è una città che può dare tanto. C'è bisogno solo di gente che ci crede, che investe del suo naturalmente, delle sue capacità. E fare le cose per bene, e forse poi le cose possono anche riuscire. Noi puntiamo molto sulle iniziative culturali. Abbiamo cercato di dare, come dire, concretezza a questa parola Vinarte, lasciando il logo Mara, perché Mara per noi è troppo importante, è una cosa che ci appartiene. E quindi Vinarte per noi è iniziative come mostre fotografiche, mostre di quadri, musica, cinema. Cercheremo di investire molto su questo. Io non sono un imprenditore, cioè io quello che ho fatto lo faccio solo con le mie energie e i miei sforzi. Quindi non ho chiesto mai aiuto a nessuno, cerco di dare il meglio, il massimo per quello che anche la città mi offre. Parliamo anche del personale, giovanissimo, giovani preparati. Giovani preparatissimi, due chef, abbiamo Francesco e Younes, poi vabbè c'è Giuseppe, mio figlio è Luca, Giovanni, Dario, tutti i ragazzi, mia figlia Martina che si è introdotto da poco. E niente, siamo una bella squadra giovane che ci crede insieme a me e quindi credo che secondo me avremo ottimi risultati.